Questo è uno dei video più difficili che abbia mai fatto in termini di problemi che mi può portare, ma sapete che c'è, che si fottano tutti, non mi importa. Penso che sia giusto parlare di certe pratiche e anche se tutto questo marcio non dovesse raggiungere il cuore di molti, almeno avrò informato un po' di voi riguardo quelle che sono le pratiche, spesso malsane, presenti nel mondo dei content creator. Questo video nasce dall'esigenza di dare delle risposte a tutte quelle persone che con entusiasmo vogliono impegnarsi in qualcosa che per sé è molto importante ed è a tutti gli effetti un percorso professionale. Il mondo del content creator richiede una serie di skill individuali, poiché bisogna costruire tutto da sé, bisogna imparare a comunicare, approfondire, girare dei video, montare dei video, avere una capacità di comprendere le dinamiche del messaggio, fare marketing e promozione, public relation con altre persone, comunicare con brand e aziende. Ed è proprio qui che scatta il meccanismo cuore di questo video. Questo video vuole rispondere a tutte quelle persone che non sanno che accettando determinate scelte vengono fagocitate da un meccanismo pronto a schiacciarle in cambio di qualche soldo, portandole spesso a situazioni di stress e burnout che a volte sfociano in situazioni davvero sgradevoli. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa fa un content creator? Un content creator non è altro che una persona che decide di mettere la propria conoscenza e capacità al servizio di un pubblico grazie ai mezzi che abbiamo oggi a disposizione. Un comunicatore con una capacità innata di far sorridere le persone o attirare l'attenzione potrà portare un messaggio di un certo tipo da chi è capace di raccontare la propria vita quotidiana a qualcuno che sa spiegare la storia in un gioco o le sue meccaniche. Questo creatore produrrà quindi un video che verrà caricato su una piattaforma con l'intento di raggiungere degli utenti, catturare la loro attenzione e creare di volta in volta una fanbase, uguale per Twitch o che se ne voglia. Questa fanbase, guardando il video o condividendo tale video, permetterà al content creator di avere prima una visibilità maggiore, poi un guadagno e creare così un processo produttivo che permetterà di aprire qualche porta in favore di una carriera più o meno fiorente. E cosa succede quando la popolarità e il denaro iniziano ad arrivare? È un po' come il sangue. Attirano gli squali. Ora, ci sono due fattori da considerare. Fattore 1. La capacità del content creator di comprendere cosa gli sta accadendo attorno e muoversi in una direzione tale da assicurare la propria posizione e poter così continuare a produrre ciò che crea in un ambiente positivo, migliorato e rafforzato dal percorso che sta facendo, senza colpi di testa o problematiche derivate dalla crescente popolarità. Vi fermo subito. Più della metà dei content creator cadono esattamente in questa trappola. Quasi la totalità di loro cade nella sindrome da star e inizia ad atteggiarsi come tale, spendendo quasi sempre quasi tutti i soldi che guadagna, cambiando modo di fare e mostrando atteggiamenti poco rassomiglianti alla persona che era. Insomma, diciamo che il denaro porta fuori la personalità latente che altrimenti sarebbe rimasta ingabbiata nella modestia di una vita comune. Tuttavia, come ho già ribadito due volte, altre persone riescono invece a comprendere in maniera molto più reale la propria posizione e investono per un futuro più certo, costruendo una carriera solida attraverso la gavetta personale, dando valore a ciò che hanno in mano. Giusto un appunto, questa seconda categoria di persone sono le più spinose per il problema che affronteremo poi in questo video. Il secondo fattore importante è da ritrovare nelle opportunità. Queste opportunità sono spesso rappresentate da due vettori che oggi si sono anche adattati al repentino cambio di mercato, i network e i management. Consideriamoli un po' come la parte business di questo mercato, la parte, come dire, incravattata che ti riempie la testa di paroloni senza nessun significato, con frasi come "questo asset rappresenta un volano di opportunità". Cazzate di questo tipo che tanto piacciono all'azienda, insomma. Queste due entità esistono principalmente per un motivo: lucrare passivamente sul lavoro del content creator. Ehi, calma, calma, lo so che sembra riduttivo, ma andiamo avanti. Analizziamo il significato di queste parole. Per prima cosa, perché un content creator dovrebbe affidarsi ad un network e a un management? Beh, perché una persona con un'esposizione mediatica crescente che viene messa in luce da un certo successo raramente saprà destreggiarsi tra quelle che sono le opzioni, problematiche, possibilità, email, richieste, interviste, eventi e situazioni che il mondo gli può porre davanti. Immaginatevi di essere una persona che ne so, parla di occhiali perché è molto appassionata di quel prodotto e grazie ai vostri video arriva Ray-Ban che vi chiede di fare un video per loro. Cosa dovreste chiedere? Un compenso? Un cambio merce? Un contratto? Cosa? Ecco, le realtà come quelle citate, network e management, dovrebbero, e dico dovrebbero, aiutarvi a raggiungere questi obiettivi. Ma più ci si addentra in questo discorso, più i risvolti diventano scuri. Quindi, che cos'è un network?
network. Spesso con questo termine viene identificata una realtà che si occupa di salvaguardare la presenza online di un content creator. Un network è quindi un'azienda che ti dice: «Ehi, vuoi avere assistenza per il tuo canale YouTube o Twitch e dei consigli su come migliorare le tue miniature, i tuoi video, le tue descrizioni e i tuoi tag? Vieni con noi, ti chiediamo solo il 30% delle tue entrate YouTube, ma se hai qualche problema noi lo risolviamo. Ah, di tanto in tanto ti troviamo anche qualche lavoro». Secondo voi, in proporzione, quante di queste cose accadono dopo la firma di un contratto? Spoiler, quasi nessuna! Ma il network continuerà a prendere il 30% del vostro canale mese dopo mese dopo mese dopo mese senza fare assolutamente nulla. Anzi, sarà il creator a far incassare al network queste quote, poiché il creator, convinto ora di una tutela maggiore, istintivamente produrrà più video, amplierà la propria attività. Questo significa più fan, più introiti pubblicitari, più soldi, ma anche quel famoso 30% al network che ora il creator non percepisce più. Ma ci si fa una ragione, una giustificazione. Loro mi tutelano, quindi ci sta. Un'altra cosa che i network fanno tra di loro, e questo va avanti da quando YouTube in Italia ha preso piede, è quella di farsi letteralmente guerra tra loro. Accade ovunque, per carità. Una guerra abbastanza spietata, per un motivo specifico: drenare il mercato, assicurarsi le quote. Ci sono vari tipi di network, lasciate che ve lo dica, prima di trovare gente in infuriata. Non tutti i network lavorano in modo becero. C'è ancora chi si salva, e meno male direi. Ecco, tra i tipi di network ne esistono alcuni in particolare che sono un po' come l'erba cattiva. Il primo tipo, quello che all'apparenza può sembrare un po' più onorevole, è network che cerca un certo profilo nei content creator, quindi tipologia di contenuto, numeriche, conversione, tipologia di fanbase, entrate base, spendibilità dei contenuti, così da creare una scuderia che rispecchi una certa numerica per mostrare ad eventuali nuovi talent la bontà della propria proposta. Pertanto, se ci sono 4 talent in un certo settore e questo network ne prende 3, dimostrerà quel singolo talent rimanente che o qualcosa non va o deve fare di tutto per entrare nella scuderia. Oppure arriviamo all'altra tipologia di network, i pigliatutto. I network pigliatutto sono esattamente ciò che il nome descrive. Sono network che approcciano chiunque faccia contenuti, con una frase spesso copia e incolla del tipo: «Ciao, ho notato i tuoi video su YouTube e secondo noi sei un creatore valido. Vorrei pianificare una call per parlarti del nostro network e delle opportunità». Dopodiché procederà a prendere centinaia di creator per non farli mai lavorare e offrendo loro in cambio qualche key o videogioco. Questi network esistono per un atteggiamento preventivo. Prendendo centinaia di talent si garantiscono la possibilità che se anche solo uno di questi dovesse esplodere e diventare popolare, avrebbero modo di garantire potere di mercato in caso di confronto con altri network. Non solo il famoso 30% da ognuno di essi, ma anche un talent famoso acquisito a monte a costo zero. Mica male, no? Beh, ma non è finita qui, perché se esistessero solo i network sarebbe sicuramente un mondo migliore. Entriamo ora nel mondo dei management, e sì, giusto per chiudere il discorso precedente, esistono anche dei network management, ma beh, non apriamo quella porta, perché vi basterà sommare queste due descrizioni alla fine di questo video per capire che cosa significa. I management nascono dall'esigenza di condurre i talent a delle possibilità che apparentemente non potrebbero raggiungere, poiché, poverini, come possono dei ragazzini raggiungere le eccellenze del mercato in questo mondo fatto da paroloni e businessmen scellerati? Fin qui il ragionamento filerebbe. Insomma, in un mondo in cui un management fa davvero il bene del content creator, chi potrebbe lamentarsi? Creator lavora di più, il management prende una percentuale, tutelando i diritti contrattuali, si assicura che il prodotto risulti corretto, il cliente è contento, il creator è contento e il management fa il suo lavoro. Perfetto, no? No! Il mondo dei management nell'era dei content creator è quanto di più brutale e opportunistico possa esistere, proprio perché questa è una terra paragonabile al Far West. Ancora oggi, nel 2024, non ci sono delle vere e proprie regole che tutelano la creatività e la gestione dell'immagine del creator in modo netto e deciso. Poiché si tratta di opere di intelletto, per quanto ci siano delle leggi a supporto, sì, bla bla, rimane sempre tutto fumoso. Ecco quindi che il management all'apparenza si propone di fare quello che abbiamo descritto poco fa e ripeto, all'apparenza. Ora, mettiamo giù le carte. Perché faccio questo video? Perché tra il 2015 e il 2017 ho lavorato per una delle agenzie di management più in voga al periodo, un'agenzia che aveva i più grandi famosi talent del periodo che rappresentavano il mondo del gaming, del daily life, musica e travel. Ovviamente non posso farvi nomi, ma santa la Madonna di San Crispino e Joseph Joestar, ne ho parlato tante volte, quindi più attenti sanno di cosa e chi sto parlando. Ma torniamo a noi. Nell'epoca del boom e dei primi creator davvero, davvero, davvero famosi, i businessmen più furbi capiscono che c'è un'opportunità, quella di passare dalla TV ormai regolamentata in ogni suo ambiente e stagnante alla nuova corsa all'oro. I management hanno così sotto mano non più degli sconosciuti da provinare per mettere in qualche programma televisivo e formare, ma hanno già il piatto pronto. Persone di tutti i giorni, con una fanbase attiva,
che possono essere esposte in vetrina e vendute al miglior offerente, così da proporre prodotti verso una fanbase già consolidata che farebbe di tutto per supportare il proprio youtuber o streamer preferito. La tempesta perfetta, insomma. Ma come nasce il rapporto tra management e creator? Fase 1. L'approccio. L'agenzia di management approccia il content creator spesso mostrando un interesse particolare, studiato, fa in modo di far risuonare tutte le campanelle giuste. Il management sa di cosa sta parlando, quindi nel messaggio ti farà i complimenti specifici per determinate tue azioni, così da rassicurarti e farti capire che effettivamente ti ha osservato e ha capito le tue potenzialità. Insomma, ti metterà a tuo agio dicendoti che sei molto capace in ciò che fai, che in quel video sei stato grande e come hai comunicato quella cosa in quel minuto hai colto l'insegno. Insomma, non vede candidato migliore di te e ha già molti nomi in mente per farti lavorare. Fase 2. La presentazione. Grazie all'accordo raggiunto, il management ti mostrerà un contratto con tutele, garanzie, pagamenti e doveri che in linea di massima si traduce così. Noi ti troviamo dei lavori, tratteniamo il 20 o il 30% dell'ingaggio, tu svolgi il lavoro nel modo corretto con il tuo stile e noi ti paghiamo dopo un tot. Fase 3. L'opportunità. Se il management è già avviato, userà un'altra carta a suo vantaggio. Ti introdurranno ad altri creator e se tu sei uno di quegli utenti che mastica l'internet, probabilmente conoscerai già qualcuno che sta sotto questa ala e avrai così l'opportunità di averci a che fare. Pensa addirittura ai gruppi WhatsApp o Telegram privati dove parlare tra creator e intrattenere rapporti. Un'occasione imperdibile. Fase 4. L'offerta. Sì, si entra in gioco. Potrebbe arrivare la prima opportunità lavorativa. E dico potrebbe perché sì, non succede sempre. E questa situazione ci porterebbe direttamente a ciò che sto per dire successivamente. In questo caso il lavoro potrebbe presentare la tua opportunità per mostrare ciò che sai fare, quindi imbastire una pubblicità, in gergo chiamato placement, e andare a successo con il cliente, con il management che ti farà poi incassare il compenso per il lavoro. E vissero tutti felici e contenti. Se solo... Fase 5. Gli eventi. Ebbene sì, sei ora nello stardom e perché non fare qualche evento in fiera insieme a tutti gli altri amici all'interno del management? Gli eventi in fiera sono un'opportunità per incontrare i fan, vendere del merchandise, stringere amicizie e contatti, fare in modo di essere presente e farsi notare ancora di più. Wow, è una cosa bellissima, sto facendo anche degli autografi. Ma poi, ehi, svegliati. Perché tutto questo all'apparenza può sembrare funzionante, no? Un sistema di crescita basato sullo scambio di strumenti, allora perché aprire questo dibattito? Perché nella maggior parte dei casi, ripeto, non tutti, ma nella maggior parte dei casi, tutto questo maschera un grande problema, rappresentato dalla capacità di management di manipolare i content creator per manovrare e modificare drasticamente l'operato e l'identità di essi. Non sono nemmeno troppo recenti le notizie per cui molti content creator ad oggi hanno smesso per via del burnout o dello stress, che alcuni si siano trovati a prendere decisioni drastiche e a cambiare vita, per poi scoprire storie pessime legate proprio a quel mondo. Un mondo che sinceramente deve smettere di stare nascosto. Queste realtà sono capaci di manipolare in toto la base di partenza del content creator. Torniamo a monte. Il creatore di contenuti nasce facendo dei video e ottenendo dei risultati che possiamo chiamarli come volete, ma si tradurranno sempre in quella situazione. Numeri, fanbase, denaro. Tutto nasce dalla volontà di comunicare attraverso quello strumento, che sia YouTube o Twitch o qualsivoglia piattaforma. Nulla più. Il concetto alla base è semplice. Quello che fanno i management, poco a poco, è modificare ad un certo punto la percezione che il content creator ha di sé. Nel tempo, il management inizierà a modificare le colonne portanti dove tutto questo è nato. Inizierà a spingere il creator via via più forte verso direzioni che non risuonano più con la propria personalità e il proprio pubblico. Farà credere al content creator che quella popolarità non è dovuta alla sua fama, ma grazie esclusivamente al management. Porterà l'utente in situazioni via via più fastidiose e stressanti, mettendolo davanti a scelte inopportune, come lavori completamente al di fuori del proprio range, così da dover giustificare l'attività al pubblico, o inizierà il gaslight pesante, indicando che l'atteggiamento da parte del creator non sta più portando lavori, così da forzarlo ad accettare scelte che prima sarebbero state impensabili, pur di rilanciare un rapporto lavorativo promesso in partenza. I management hanno la grossa fortuna di lavorare su un pubblico già consolidato, potendo così ottenere ingaggi a prezzi ben superiori in settori diversi. Un management che ha al suo interno qualcuno che si occupa di travel, uno di gaming, uno di tech, potrà avere svariate possibilità in questi mondi, proporre accordi importanti e, facendo le veci del creator, avere potere decisionale su contratti che il creator nemmeno potrà vedere. Ecco quindi che il
management parlerà ai clienti per bocca dei creator, a volte danneggiando l'immagine stessa dell'utente, imbastendo contratti molto vantaggiosi e pagando molto meno il creator rispetto alla cifra reale e quindi alla percentuale concordata. Le bugie in questo settore sono molto comuni e non è una novità, ma il grosso problema è che ad un certo punto il management piega il creator a lavorare quasi sempre esclusivamente sotto le proprie condizioni, nel tentativo di snaturare l'identità del creator in favore di un nuovo pubblico considerabile più remunerativo, portando le persone ad allontanarsi a creare dissapori. I risultati sono chiari e sono da individuare nel tentativo di fare cassa, consumare quanto più possibile la fiamma del creator, spesso creando anche terra bruciata, trovarne di nuovi e così via. Nel tempo, molti creator hanno trovato il punto di caduta in tutto questo, consumandosi a tal punto da non volere più proseguire su questa strada. Complice il fatto che tutto ciò che era stato promesso si è rivelato controproducente o pagato decisamente meno rispetto al danno ricevuto. In pochi riescono a inserirsi in pratiche così mutevoli, ma indovinate perché? Perché hanno fanbase già estremamente consolidate e non è sempre un bene. Il problema morale è sempre presente e fastidioso. Ecco quindi che le chiusure dei contratti sono spesso drastiche e finiscono in litigi e problemi conseguenti ai lavori futuri. Il risultato di tutto questo contiene pratiche pesanti, a volte come mobbing, pressione psicologica, insulti, il costante screditare l'operato fino ad arrivare a mettere in dubbio tutto ciò che si è sempre fatto. Detto questo, il mio consiglio è sempre quello di iniziare ad aprire gli occhi e leggere la situazione. Se vi trovate nella condizione di vedere bei risultati, numeri crescenti, opportunità, fatevi del bene, fate voi un reality check e fate voi un piano per voi stessi. Dovete volervi bene, pianificare le vostre mosse ed essere coscienti del punto in cui siete. Non siete incapaci, siete solo inesperti e l'inesperienza si cura con lo studio. Il compito di un management dovrebbe essere quello di enfatizzare ciò che il creator è, di dare in mano strumenti per raggiungere uno scopo e non di strumentalizzare il creator per consumarne l'identità, per poi calciarlo via dubbioso del suo stesso percorso. Ecco perché i management odiano i creator che sanno ragionare con la propria testa, perché sono indipendenti e non considerano l'operato dei management come qualcosa di fondamentale. Bene, ora sì che saranno cazzi. Grazie ragazzi e se Bahamut vuole, alla prossima.